siamo con Cristiano Radaelli, presidente di Anitech. Radaelli, partiamo subito dall'agenda digitale. Un suo commento su quello che non si è fatto. L'agenda digitale sicuramente costituisce un grande passo avanti, perché per la prima volta c'è almeno una costruzione che affronta il problema. Il punto più grande, o il più grande punto interrogativo, è che non si sa, non si conoscono i tempi o non c'è un impegno sui tempi di realizzazione. Quindi il famoso discorso di cui si è già parlato dei decreti attuativi è un discorso di sostanza importante, perché se i decreti attuativi non partono, non vengono rilasciati, rimane soltanto un bel proclama che in realtà non si concretizza. In questo momento chiaramente di transizione politica è improbabile che vengano fuori questi decreti e quindi si passi alla dimensione operativa? Questo è il timore sia nostro sia un po' di tutte le aziende coinvolte, perché chiaramente c'è più attenzione sul lagone politico che non sul portare avanti queste cose. Diciamo, noi stiamo cercando di collaborare e certamente seguiremo gli aspetti anche col nuovo governo, perché è importante che quando il nuovo governo parte l'agenda digitale sia uno degli elementi importanti e sicuramente Anitech, come Confindustria Digitale in generale, sono molto vicini al tema e cercheranno di spingere perché qualcosa venga effettivamente fatto. Proprio su questo aspetto non si vede la presenza dell'agenda digitale nei temi politici, nel dibattito della campagna elettorale. Un commento su questa cosa, visto che comunque c'è grande aspettativa, sembra che il mondo politico sia totalmente sordo a questa esigenza. Devo purtroppo concordare con il punto che lei solleva, perché io sono fortemente convinto, non solo perché vengo dal settore, ma guardando anche quello che è avvenuto e sta avvenendo nei paesi esteri, che la transizione verso il digitale sia una leva importantissima per sviluppare il paese, per dare flessibilità, per dare maggiore competitività, per migliorare la qualità della vita e dei servizi. Purtroppo nei programmi che abbiamo visto fino ad oggi questo non è percepito. Ci sono qualche volta l'agenda digitale è citata, ma come se fosse un elemento a latere, un po' quasi per dare il contentino. Non è questo non serve, cioè il problema va ben oltre gli interessi del settore dell'ICT che rappresento per la parte di Anitech. In realtà è che l'agenda digitale è la vera leva per lo sviluppo in questi anni per i paesi.